Il CDA è completamente autonomo, io ritengo che i rappresentanti di regione e quelli del ministero giustamente terranno una posizione molto chiara contro questa iniziativa, perché stiamo parlando di rapporti con uno dei paesi che dal punto di vista mondiale ha il minor livello per quanto riguarda la tutela, la difesa e in generale i diritti dell'uomo. Il quadro ci dice che sostanzialmente per 3 milioni di euro all'anno per 5 anni, cioè 15 milioni di euro, l'Arabia Saudita potrebbe appunto accedere al CDA del più importante teatro del mondo. Tutto questo è partito circa nel dicembre del 2018, quindi da qualche mese si sa di questo percorso, promosso da un lato dal sovrintendente Pereira e logicamente valutato all'interno del CDA della Scala. Perché stiamo parlando di rapporti con uno dei paesi che dal punto di vista mondiale ha il minor livello per quanto riguarda la tutela, la difesa e in generale i diritti dell'uomo. Ricordare il caso Khashoggi è semplicemente un puro atto di cronaca. Dall'altra parte, evidentemente, c'è l'apertura rispetto a un progetto sul quale ci sono molti, molti punti di domanda. Il dato oggettivo è che oggi la proposta dice per 15 milioni di euro la Scala non solo cede il marchio, ma cede anche la possibilità di realizzare un teatro in Arabia Saudita, ma soprattutto cedere una parte, una quota della propria accademia, cioè il proprio know-how. Ma io gliel'ho appena chiesto. Attraverso un'interrogazione parlamentare nei giorni scorsi l'ho presentata proprio facendo il ragionamento più semplice possibile. Quanto vale tutto questo? Parliamone. Secondo me vale tantissimo, non certo i 15 milioni che sono, ritengo, una semplice mancetta per permettere a qualcuno di entrare nella nostra città e sicuramente avere dei risvolti positivi più per lui che per Milano. Io ritengo che Pereira con queste mosse abbia già decretato il suo futuro. Certo, se ci sarà una nuova occasione, una nuova stagione, magari aumentando i contatti della Scala in giro per il mondo, questo non potrà far altro che far rivalutare la nostra posizione su Pereira. Un errore ci può stare, purché venga riconosciuto come un errore. La Lega chiaramente si muoverà da questo punto di vista. Il CDA è completamente autonomo, io ritengo che i rappresentanti di regione e quelli del ministero giustamente terranno una posizione molto chiara contro questa iniziativa. Mi auguro che facciano altrettanto i rappresentanti del Comune di Milano, perché appunto noi stiamo parlando degli interessi della nostra città che devono essere messi prima di qualunque altro tipo di interesse economico.